Finalmente è arrivato quel giorno, quello che ho aspettato dal 29 novembre 2016. Hajime Tabata ha dato le dimissioni da Square Enix e da Luminous. Sapete benissimo che è stata la mia vittima preferita in questi 2 anni. Non mi sono mai bilanciato nel parlare di Final Fantasy XV e l'avete visto anche con gli articoli che ho scritto. Ora, alla luce di quanto successo, penso che non abbiamo assolutamente, e credo, capito, Final Fantasy XV è un suo personaggio, di cui voglio parlarvi oggi. Questo protagonista non è raffigurato nella copertina, tanto è vero che io ce l'ho così, senza Noctis, senza Gladio, senza Ignis e senza Prompto. Perché il vero protagonista, nonché eroe di tutta la storia di Final Fantasy XV, probabilmente è Ardyn. Quindi questo video ha spoiler. Se non avete giocato Final Fantasy XV, buon per voi. Se l'avete giocato, forse è il momento di cambiare prospettiva. E giusto per ricordarvi, a me il gioco continua a non piacere. Ecco, Ardyn è effettivamente il vero buono nonché eroe di Final Fantasy XV, non Noctis. L'annuncio della cancellazione del secondo season pass di Final Fantasy XV e la conferma, però, del DLC incentrato su Ardyn mi ha fatto pensare tante cose. Queste però potrebbero definirsi a tutti gli effetti teorie complottiste, perché il DLC ovviamente uscirà a marzo e solo a marzo potremo confermarle o smentirle. Partiamo dalla rivelazione, dal momento più importante del finale di Final Fantasy XV, la rivelazione del vero nome di Ardyn Isunia, cioè Ardyn Lucis Caelum. Stesso cognome, stessa famiglia di quella di Noctis e Re Regis. Questo annuncio è stato preso da tutti noi molto sotto gamba. Non l'abbiamo interpretato, abbiamo solamente detto: ah, colpo di scena, è un suo parente. Fine. Tabata probabilmente voleva comunicarci tutto quello che c'è dietro il personaggio di Ardyn. Storia che ovviamente nel gioco è stata trattata molto alla leggera, che però col DLC potrebbe confermare tante cose. Perciò non mi vergogno nel dire che Ardyn non solo è il vero protagonista, ma è anche il vero eroe, il vero buono. Appunto, con quella rivelazione dovevamo calarci nei panni non di Noctis, ma di quello che era in quel momento il suo avversario. Ripensiamo alle parole di Ardyn dette in quel frangente. Ardyn afferma di essere, o meglio, che doveva essere il vero re di Insomnia, il prescelto. Cosa succede però? Per salvare lo stesso regno assorbe l'oscurità, le ombre. Il cristallo, al momento di scegliere il successore, sceglie suo fratello, Somnus. Figura chiave, ma mai menzionata se non nella Royal Edition, tra virgolette, e nel trailer che abbiamo potuto vedere di qualche giorno fa, incentrato su Ardyn. Perciò Ardyn, ormai contaminato dalle ombre, viene imprigionato per 2000 anni e di lui non si sa più nulla. Perché dico questo? Nel trailer Regis non sa chi è Ardyn, perciò tutta la storia di Ardyn è stata completamente cancellata e nascosta per ben 2000 anni. Perché io dico quindi che Ardyn è il vero buono? Ardyn ritorna non per vendicarsi su Regis o su Noctis, si vendica su di loro perché in quel momento rappresentano coloro che hanno usurpato effettivamente il suo
trono, o meglio, sono gli eredi di chi ha usurpato il suo trono. Come posso dire, Tabata lo ha fatto raffigurare negli artwork dedicati una sorta di Gesù Cristo. Possiamo vedere in questi due artwork, che sono quelli chiave probabilmente, Ardyn a cavallo, circondato da gente che lo acclama, che lo osanna, e un'altra, Ardyn legato a petto nudo, miau, andandole a vedere sembra quasi un po' Gesù Cristo. Come, diciamo, nella cultura cattolica Gesù si è sacrificato per i cristiani e tutto, così Ardyn si è sacrificato per il suo popolo, alla stessa identica maniera. Tutti si sono dimenticati di lui e pochissimi conoscono la sua storia. Il problema è che quei pochi sono gli dei che l'hanno tradito. Quando lui incontra Genziana / Shiva sul treno, dice questa frase: sei bella come il giorno in cui ti ho uccisa. Questa frase ci fa pensare che Genziana in realtà non è Shiva, non sono la stessa persona, ma che Shiva ha preso il possesso di Genziana, del corpo e dell'aspetto di Genziana, per salvaguardare, per proteggere Luna Freya. Gli dei hanno tradito Ardyn, l'unico rimasto al suo servizio è Ifrit. Lui cerca di dare un senso a tutto quello che sarebbe stato il percorso di Noctis fino ad arrivare al combattimento finale. Lui poteva uccidere Noctis dal primo momento, ma voleva che diventasse il re, così da spezzare effettivamente quella sua maledizione, quella sua maledizione che lo fa vivere da più di 2000 anni. Sarebbe morto, e quindi qui la redenzione di Ardyn, sarebbe morto solo definitivamente per mano del re, del Chosen One, come viene detto nel gioco, dal prescelto, dal cristallo. Anche il momento in cui Ardyn dice a Noctis il suo vero nome, lo dice mentre Noctis sta già venendo assorbito dal cristallo, come per dire: ci vediamo fra una decina d'anni, io starò sempre lì, vediamo se tu sarai all'altezza di definirti re. La scena finale, quella dove Noctis si sacrifica per distruggere la presenza di Ardyn e delle ombre all'interno del cristallo, è significativa. Ardyn ha guidato Noctis affinché nella scena finale, quando Noctis effettivamente si sacrifica per distruggere quello che rimaneva di Ardyn, perché il corpo materiale ormai era morto, quello che rimaneva nel cristallo, Ardyn ha dimostrato a Noctis cosa significa sacrificarsi per il suo regno. Ma Ardyn allo stesso tempo ha vinto. Voleva distruggere il regno, che lo ha preso in giro, che lo ha soggiogato, che l'ha usurpato del trono. Allo stesso tempo lo ha distrutto, dando così la possibilità a un nuovo regno di partire da zero. Ha fatto praticamente tabula rasa di tutto quello che è stato precedentemente, tutto quello che era successo da 2000 e passa anni. Tutto questo ci fa capire che Noctis, Regis e tutti quelli che sono venuti dopo Somnus sono stati usati dallo stesso Somnus per evitare che il fratello Ardyn diventasse l'effettivo re. Ardyn ha ripagato con la stessa moneta la famiglia che l'ha tradito. Ardyn ha tentato di uccidere tutti i messaggeri degli dei perché gli dei lo avevano tradito. Ardyn è il vero buono a tutti gli effetti, si è vendicato, ripeto, non di Re Regis e di Noctis, è vendicato della sua stessa famiglia. E quante volte ci è capitato di vedere il buono che all'inizio del gioco viene cacciato, esiliato e usurpato del suo ruolo? E quante volte abbiamo visto, e lo continueremo a vedere perché è una specie di cliché, la sua scalata per tornare a essere quello che doveva essere all'inizio?
Quindi perché Hardin non è buono alla stessa maniera? Ha fatto lo stesso percorso. È stato usurpato, è stato imprigionato, ha combattuto anche con mezzi poco ortodossi, cercando di eliminare o eliminando persone, dei, come vi ho già detto, oppure giocando con dei trucchetti, come si è visto con Prompto. E anche questo ruolo di Hardin nei DLC dedicati a Prompto e Ignis ci fa pensare che volevano e vogliono spingerci a dire che Hardin non è il miglior cattivo degli ultimi Final Fantasy, come dicono alcuni, ma è il miglior eroe di Final Fantasy XV. Questa, ripeto, è una mia teoria, è una mia idea. Il voler far uscire comunque DLC di Hardin credo sia stata una scelta molto supportata, nonché portata avanti dallo stesso Tabata. E tanti di questi tasselli, il fratello, il fatto che per 2000 anni non si è mai sentito parlare di Hardin, e dopo la sua prigionia nessuno sapeva chi fosse effettivamente, sono tasselli che purtroppo verranno. E spero, perché raga c'è da sperare con i buchi di Final Fantasy XV, colmati e tappati appunto col DLC. Hardin è il miglior protagonista di Final Fantasy XV? Sì. E chi è il vero cattivo? La famiglia Luci Skylum. Fine. Non toglierete questa idea dalla testa. Noi abbiamo giocato dalla parte sbagliata, perché lo stesso protagonista non sa e non saprà mai di essere stato dalla parte sbagliata. Raga, però non guardatemi tutti, mi vergogno. Sto guardando il cavolo, non guardiamo, non ti preoccupare. E quel giorno è arrivato. Il giorno che stavo aspettando dal 26 novembre 2016. 29. Cazzo, già iniziamo. Io le date, porco Giuda. Quando ha scoperto Colombo l'America, Quando ha scoperto Colombo l'America? Rispondi. Pezzo di merda che non risponde, che non lo sa. 1492. Oh, ma si può lavorare in questa maniera? Non ci saranno bloopers. No, almeno non so. Io ho sbagliato solo la data, almeno per il momento. Perché andando a rianalizzare, andando a. Scusami, hai ragione. Ah, che palle! E lo dico qua, e lo dico. No, lo dico questo. Lo dico Quenzo. Quenzo! Lo dici tu? Cosa? Mi ha dato l'ispirazione. Porco Dio, era venuta bene! DLC. DLC. Del DLC. All'inglese, come sono inglese anche stavolta, il suo humor inglese non l'abbandona mai. Mi ha fatto pensare tante cose. Chiudi, Quenzo. Mi ha fatto. No. Praticamente tutta la storia di Hardin e tutto quello che aveva fatto Hardin per il regno di Lucis, lo elogia, lo esalta, sì, evviva Hardin, i tiri da stadio. Ha messo la zampa, lo zampino, la zampa, sì, la zampina ha messo, facciamo la carta.